Nella nostra cucina si mangerà salmone, pasta al salmone. Cucini proprio per me, perché io adoro il Ah sì? pesce. Sì. Salmone fresco con la pasta, però facciamo una cosa particolare, la metteremo su un cestino di pasta sfoglia. Che ne pensi? Wow, che bello, non vedo l'ora di Un modo vedere diverso. Sì, Noi diciamo infatti. sempre ricette facilissime e velocissime. È la verità, perché comunque i tempi sono quelli, sono veramente Però molto rapide. particolare nello stesso tempo, questa cosa della Particolare, ma sfoglia. molto. Come cominciamo? Non lo so, cominciamo con la sfoglia, così la metti in forno. Ok. Rodolo di pasta sfoglia con la sua carta forno. Vedete che i tempi di questa ricetta sono reali. Ok. Rodolo di pasta sfoglia, Quella ecco, tonda. quella tonda. La Ok. mettiamo dentro una pirofila da forno, chiaramente. Se riusciamo a mettere un po' i bordini in questa maniera, tanto poi questa poi la Ripiegati per sistemiamo dopo, contenerla meglio per poi, no? contenerla meglio. Poi con una forchetta bucherelliamo tutti i bordi, così, ecco qua. Ecco, questo è il cestino della nostra pasta, ok? Ok. Attacchiamolo un pochettino qua, se no, ecco, e la Aspetta. bucherelliamo tutta, sia i bordi che la superficie. Quindi pasta sfoglia, in genere Pasta uso la sfoglia. brisè che è meno grassa, però per questa ricetta la pasta È sfoglia. un po' più dolce, Ok. Ah, è invece più questa, dolce la pasta sì, no, sfoglia rispetto alla la brisè. brisè, Ah, la vabbè, fa niente, sai, la brisè anche a me piace molto, però la uso per altre cose, comunque Va bene, una vale l'altra, come già il salmone è molto dolce, useremo il porro che è dolce, la pasta sfoglia forse è più, sì, allora mettiamo in forno, tu sei, devi addetta stare al forno, brava, perché ok. deve cuocere veramente 2 minuti, deve essere dorata, perché è il contenitore della nostra pasta, perché poi lasceremo con la stessa carta. D'accordo. L'acqua è già sul fuoco, adesso mettiamo un po' di burro invece nella. Dobbiamo aprire, accendere questo fuoco. Faccio io, fai tu. È E già allora, no, acceso, mi sa, qua. quello. Ah, Adesso ok. dobbiamo accendere anche questo. Ok, facciamo sciogliere un po' di burro. Tu puoi girare il burro, Sì. qualcosa, insomma, ci vuole un attimino. E mentre il burro si scioglie, io ti preparo, così lo fai tu, ti preparo il porro. Allora, il porro, scusa, questo qua lo appoggiamo da quell'altro, si Sì. appoggia. Il porro togliamo tutta la parte verde, Il burro ti serve ancora, ecco. no? No, il porro togliamo tutta questa parte verde, togliamo questo, lo avevamo già lavato, e lo tagliamo sottile. Ti raccomando di non dimenticare Ecco, per esempio, che avevo già di non dimenticato. dimenticare nel forno la pasta sfoglia, vabbè, ancora non l'aprire, ma No, il burro però è invece. scesa un po' la pasta sfoglia, fa niente. Vabbè, ora la controlliamo, ma non penso sia importante. Sta sciogliendo il burro? Sì, sta Ok. sciogliendo. Queste padelle Ok. sono ottime, veramente. Sì, anche la fiamma induzione, devo dire che si cuoce tutto molto bene. Infatti non ti accorgi Non ti accorgi? che è accesa, non perché non vedendo la fiamma non E hai anche gli odori percezione. sono, negli ambienti non si riempiono troppi di troppi odori. Se ci metti la mano te ne accorgi Ah, sì. proprio. Allora, sta sciogliendo, va bene. Allora, è stato il tempo che si finisce di sciogliere, il porro è pronto, E si mette forse è pure qui troppo. Sì, lo con il facciamo andare burro. un paio di minuti col burro. Questo qua è un po' troppo verde, lo lasciamo. Il tipo di pasta è quella piccola proprio perché Le, deve sì, andare sono le dentro. farfalline perché sono carine, perché questo è un piatto che piace anche ai bambini. Infatti sembrano i Sì, piccolini. esatto, e sono i piccolini, ma Ah. la È pasta è proprio piccolina, farfalline piccoline, ecco, più gira. carina anche da vederla dentro la sfoglia, Sì. no? Magari Eccola, la mentre sistemi tu, io mi meglio. fido moltissimo di te, in Ecco, brava. cucina ciecamente, però il forno lo vado a controllare, mentre tu Sì. giri. La fiducia è tutto nella vita. Sì, esattamente, è tutto un fatto di fiducia. Tra l'altro proverei invece a uscire un attimino la presina, prendiamo. Presine Sì, perfetto, dovrebbero essere qui. Tieni. sistemiamo meglio la sfoglia perché è
scivolata un po'. Solleviamo un pochino i bordi, qui. Se no il nostro disco non viene. Forse era troppo caldo la temperatura del forno. No, il forno è 250, vabbè, comunque va benissimo. Ok. Perfetto. Rimettiamola in forno. E a questo porro adesso ci aggiungi il prezzemolo? No. No, assolutamente, questo, no. Assolutamente no. Questo porro lo facciamo sempre andare, dobbiamo aggiungere il salmone. Ah, ecco. Allora, questo lo faremo dopo, il prezzemolo lo taglieremo dopo. Prendiamo un altro tagliere. Ce l'hai qui? Sì. Dammi, questo ti serve? Sì, sì. E taglio il salmone. Quanto là ancora un pochino deve sì, andare. Sì. Sta andando, ma ancora è un po' duretto. Ok. Deve essere dorato anche il porro? Si deve appassire. Quindi ancora un attimino e poi mettiamo il salmone. È già stato chiaramente pulito. È già stato tagliato. Lo tagliamo pezzettini un po' più piccoli. Ok. La quantità del... Ma 200 grammi di salmone per 300 grammi di pasta, 250. Io Ah, vado ad occhio, come sai. Questo saranno 300 grammi. perché è abbondante, insomma, a me piace molto, quindi... Forse dovresti provare ad abbassare un pochino La fiamma. Sì. Vediamo. No, l'altro. Questo? Sì. No, vabbè, lo faccio io. No, no, se no non bollo più. Ecco, Così? Oh, perfetto, ok. benissimo. Se no poi smette di... Perdiamo il bollore dell'acqua, siamo rovinati. Sì, infatti qui l'acqua sta andando ancora. Un po' Ok. ci vuole. Benissimo. Mettiamo Il salmone. salmone. Ok, gira. Sì. Che bontà. Niente olio quindi, No, un soltanto il po' di burro. burro. Ok. Mettiamo lo zafferano. Sì. Quanto? Due bustine? Ma sì, forse per questo quantitativo due Perché è bustine ci abbastanza il vogliono. salmone. Ok. Ha un colore bellissimo questo salmone. Salmone fresco. La nostra pescheria di fiducia ci tratta bene. Vabbè, tratta bene penso tutti comunque, perché è rinomato a Messina. E infatti bisogna saper scegliere Però bene. il pesce non è facile saperlo Appunto. scegliere. Vedo che tu comunque la sfoglia non la vuoi controllare, quindi mi costringe a controllarla. Andiamo, bucherelliamola ancora un po'. Gira sempre il salmone, non lo fare. No, tranquilla, fidati. Ok. Quindi non, soltanto zafferano, sale, pepe, Sì, niente. adesso mettiamo tutto, mettiamo una Ok. cosa alla volta. Ok, ma basta Basta. comunque, a girare basta. Volevo che diventasse Vediamo. tutto giallo. Adesso diventa bianco. Mettiamo un poco di Di pepe, pepe. mettiamo un pizzico di sale, vediamo se questo è Questo è zucchero. zucchero, questo è sale. Ma proprio sale pochissimo, perché il Sì. salmone è salato. Un pizzico di sale. E adesso per ultimo vediamo se l'acqua bolle, quasi. E ultimo mettiamo la panna, un po' di panna fresca. Liquida, sì. Qua. Ce lo tagliamo. Lasciamo ancora cuocere qualche minuto e il condimento è pronto. Ok. Adesso mettiamo giù la pasta. Il prezzemolo lo metteremo alla fine. Certo, quello va fresco, quindi. Esatto, se no lo metteremo soltanto alla fine. Io vi avevo detto di aggiungerlo prima, Niente da fare, giustamente. niente da fare, non ci Mi ha siamo proprio. fatto. Anche perché il prezzemolo comunque si mette in ogni caso sempre alla fine, perché altrimenti Sì. diventa amaro. Il sapore del prezzemolo è amaro. Ah, per questo Vedo si mette che sì, fresco. si mette, Ok. cioè non si lascia cuocere. Sì, Anche ok. se fai la pasta con le vongole, la pasta, se vuoi mettere il prezzemolo lo metti, non dico a fuoco spento, ma quasi.
E io lo metto anche in cottura, sbagliando evidentemente. Sì, sbagliando. Senza pietà, vabbè. Senza pietà. Si sta gonfiando un po' lì. È un disastro questa sfoglia, è andata sì. Malissimo, proprio malissimo. Non ha preso la forma che avrei voluto. Non ha... ancora deve cuocere un po'. Si deve dorare, quindi deve essere quasi cotta per poi metterci la pasta, deve no? essere cotta, sì, cotta, anche perché poi non va più in forno, o quantomeno potrebbe andare un minuto, ma deve cuocersi prima. Sì. Prendiamo la sfoglia, perché la sfoglia vedo... spegniamo è pronta. La sfoglia è pronta. Con grande difficoltà, ma ce l'abbiamo fatta. Ok, bene. Ma che carina, vedi? Hai già salato l'acqua della pasta? No, ancora no. Adesso questa la mettiamo qua perché questa è calda. Adesso la spostiamo nell'altra. Mi è rimasta questa. E allora. Fai, prego. Ok. Perfetto. Però un minuto, mettiamo giù la pasta. Dai, alla fine è venuta bene la sfoglia. Ah, tutto sommato è passabile. Metteremo meno pasta per far vedere, poi il resto la condiamo a parte. Certo. Okay. Ti lascio sì. Questo. Tieni. La pasta cuoce 6 minuti. Mettiamo nuovamente il coperchio. E sai cronometrare 6 minuti? Sì. Dai, 6 minuti. Bene. Io intanto da taglio adesso. Un po' da adesso. A partire da adesso. Ok, tagliamo un po' di prezzemolo. Ok. Qui il sughetto ha un aspetto. Non so troppo. Non posso assaggiare questo sughetto. Non pensavo il prezzemolo. Eri venuta da me pensando che volessi assaggiare il prezzemolo. In effetti bisognerebbe sempre assaggiare. Infatti devo dirti che secondo me ci vuole un pizzico di mettilo. Sale. Mettilo, no, aggiungi okay. Il pezzo. Ma anche aggiungere un po' di pepe, forse non mi ricordo se l'ho messo. No, c'è pepe. Sì, pepe sì, il pepe l'avevi messo. Però puoi aggiungere anche un pizzico di pepe. Sì. A questo punto la riassaggi. Certo. La giri. Era una scusa. La giri, la riassaggi. Per assaggiare due volte. Vediamo se la pasta è cotta. Non so che sei. Perfetto. No, tu lo stai finendo il suo. Non avremo... Ti lascio assaggiare la pasta. Che scotta. Ok. Bene. Scogliamo la pasta che ha questo vantaggio. Uh-huh. Questi scolapasti così è comodissimo, sì, infatti sì. Soprattutto ok, lo versi qui, sì, lo metto qui mentre tu sì. Condisci la pasta. Aspetta, dobbiamo togliere tutta l'acqua. Ok, no, no, okay. Acqua di cottura niente, no ok. Yeah. Gira la pasta, sì. Io metto la sfoglia, il nostro cestino di sfoglia. Avevo detto che avrei lasciato la carta, invece la tolgo. No, infatti è più carino. La rimettiamo qua. Prendiamo okay. Un... no, l'abbiamo là, ok. Va bene così. Aspetta, vediamo un attimino. Posto? Certo. Questo lo togliamo. E adesso andiamo a riempire il nostro cestino. Come dicevo, non la metteremo tutta, perché è un po' troppa, perché il cestino è venuto un po' più piccolino. Va bene. Lo tengo io? No, preferisco tenerlo in mano. Se no non mi regolo. No, grazie. Ok. Non mi regolo con... Con la quantità. Sì. Ma che carino. Ma non soltanto l'aspetto, ma quando poi si va a mangiare a tagliare, si mangia questa pasta con la sfoglia che si sbriciola dalla pasta, è buonissima. Adesso proveremo. Ecco qua. Pulirei il piatto con uno Scottex. Sì. Che dici? Tanto certo. Io metto un po' di prezzemolo. Può anche andare nuovamente in forno se si vuole un paio di minuti, noi lo lasciamo così. Altrimenti potrebbe andare in forno ancora qualche istante. Ok. Io direi di portarcela, ci sediamo e... Mangiamo? Mm-hmm. Che ne pensi? Allora quindi l'abbiamo messa là per così tanto per... A favore di telecamera, così le nostre amiche la vedono e noi la degustiamo. Ecco, loro la vedono e poi la possono fare a casa. Sì. E noi la andiamo a mangiare, dai. Sì, prendiamoci le posate.
Io mi siedo, allora ti aspetto. Sì, eccomi, non mi faccio attendere mai troppo. L'orario è perfetto, buon appetito a tutti, noi mangiamo, speriamo anche voi. Buon appetito. Assaggiamo. Ah certo, tagliando la sfoglia. Sì, devi tagliare, allora, devi prendere la sfoglia insieme alla pasta. Buona, eh? Non l'ho mai assaggiata. Ottimo.